Lasciamo sempre un velo di mistero. Brava. Buonasera, eccoci di nuovo. Adesso il pezzo forte, una bella tagliata di tonno. Guardate un po' che spettacolare. Ecco qua la nostra trancia di tonno. La nostra piastra è calda, lo scottiamo e lo condiamo. Nel frattempo che scottiamo il tonno, prepariamo la salsina di condimento. Buonasera a tutti. Ok, andiamo. Spremiamo un po' di limone, posto, un po' di scorzetta grattugiata che dà un profumo in più. I nostri stupendi limoni, questi sono i limoni di Siracusa. Bene, un pochettino di sale, sempre poco, olio extravergine, come dicevo sempre importantissimo in queste preparazioni, l'olio. E qua ci mettiamo un pochino di pepe. Ok. Andiamo. E ci siamo. Ecco fatto. Semplice, semplice, veloce, veloce. Possiamo girare il nostro tonno. Ricordiamoci che il tonno va scottato. Ecco qua. Minuti, poi andremo a tagliare con una tagliata e lo condiremo. In questo modo assorbirà il sapore. Mettiamo un pochino di erbe aromatiche come al solito, mettiamo un po' di prezzemolino, un po' di menta. Dà un bel sapore di fresco. Eccoci. Siamo pronti. Ancora qualche minuto e la nostra tagliata è pronta. Nel frattempo abbiamo preparato il nostro piatto da portata. Che cosa ho fatto? Delle belle zucchine grigliate. Eccole qua. E dei pomodorini. Modo semplice semplice. La salsina che abbiamo preparato prima per la nostra tartare può accompagnare anche questo piatto. Ricordate come l'abbiamo fatta? Abbiamo frullato del pomodoro fresco, un bel pomodoro maturo, abbiamo messo un pochino di noci, qualche cappero e le nostre erbe aromatiche, origano e basilico. Un pochino di sale e un pochino d'olio. Ah, e appena appena un pochino dell'olio aromatico con aglio e peperoncino. Appena, 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 appena. Ci siamo quasi. Eccola qua. Giriamo di nuovo. Ancora qualche minuto, una bella trancia, bella grande. E poi la possiamo tagliare. Siamo pronti. Ci siamo. La possiamo togliere. Eccoci qua. Adesso come la tagliata
Avete presente la tagliata che fate con la carne? La stessa cosa. Prendiamo il nostro piatto e la posizioniamo. Siamo quasi, adesso lo sistemiamo per benino, spazio qui sempre poco, ecco. È una bella trancia, ci mangiano comodamente due, anche tre persone. Bene, adesso mettiamo il nostro condimento. Benissimo. Mettiamo un pochino di ciao Rosanna, grazie Rosanna del complimento, sei gentile. Ciao Teresa, grazie. Ecco qua, la nostra tagliata di tonno è pronta. Ecco qua. Bene. Abbiamo fatto, questo è un piatto salutare, fa molto bene, non è, fa bene alla nostra salute e al palato, quindi meglio di così. Vi ringrazio a tutti per la vostra attenzione e alla prossima ricetta. Ciao!